Buonasera. Abbiamo letto le sue esternazioni sulla vicenda degli islamici che diciamo, ci potrebbero essere dei punti di contatto tra l'Islam e l'Italia facendo voi da cerniera, insomma, vediamo un po' quello che è stato scritto nel contratto di governo sulla questione dell'Islam e quindi ci fa piacere sentire che lei non ha pregiudizi e vuole affrontare con serenità il problema parlando da italiano comunque, anche se convertito, e quindi potrebbero esserci diciamo, più possibilità di dialogo tra le due comunità, insomma. Quali sono i punti che Assolutamente sì. volete portare avanti? Ma guardi, intanto la cosa più importante che abbiamo notato è che finalmente le forze di governo hanno posto nel contratto di governo appunto la questione Islam in maniera chiara, perché fino adesso non si è mai posta in questi termini, quindi siamo felici che il governo questa volta voglia veramente, e speriamo voglia finalmente, definire una serie di situazioni. Diciamo che ci troviamo d'accordo quasi su tante cose, per cui si tratta solamente di sedersi a un tavolo e discuterne seriamente, senza pregiudizi, con l'obiettivo di risolvere finalmente una questione che ormai è diventata assolutamente delicata, importante, ed è giunto il momento, secondo noi, di risolverla in maniera definitiva. Quindi, ma si prevede la possibilità di fare una normativa ad hoc come appunto l'istituzione di un registro dei ministri di culto? Perché noi abbiamo bisogno di sapere, come italiani, chi sono coloro che sono a capo delle moschee, cosa vogliono fare, come si finanziano alcune cose, insomma, Certo, guardi, essenziali. io le dico di più, noi stiamo preparando una nostra bozza di proposta, una bozza di patto nuovo, assolutamente nuovo rispetto al passato, da sottoporre al Ministero dell'Interno, nel quale noi chiariamo esattamente che cosa significa intanto l'Islam, che cosa siano gli imam, perché se non ci si capisce su che cosa sia questa questione, si possono fare delle scelte sbagliate, si possono operare decisioni errate, eccetera. Quindi, prima di tutto, chiariamo di che cosa stiamo parlando e poi siamo disponibili effettivamente a mettere in piedi un sistema per iscritto, una normativa chiara che possa finalmente definire cos'è l'Islam in Italia e cosa bisogna fare. Va bene perché ci sia una pacifica convivenza tra i musulmani, gli italiani e la comunità tutta italiana, insomma, ecco. Ma voi prendete le istanze naturalmente dal radicalismo, da altre forme estreme, Ma questo è evidentemente. fuori dubbio, questo è fuori dubbio. Se proponiamo un patto di questo tipo è perché anche noi, va bene, abbiamo le paure che hanno tutti gli italiani in questo senso. È assolutamente necessario perché il problema è serio. È molto più serio di quanto si possa immaginare, per cui è necessario che ci si sieda a un tavolo per affrontare insieme un problema che effettivamente va risolto. Ma per esempio quando si parla nelle moschee, quel problema che è venuto fuori dalla lingua, cioè gli imam devono parlare in italiano, secondo lei, No, oppure possono. io le dico di più, secondo me gli imam non solo devono parlare italiano, ma devono fare dei corsi di formazione perché devono capire che cosa significa operare in Italia, devono conoscere la Costituzione, devono conoscere una serie di situazioni legislative che vanno rispettate perché sennò è inutile. Cioè, un imam che ha una funzione sociale molto importante non può prescindere dal conoscere le tradizioni, la cultura, le leggi e le disposizioni del paese in cui opera. Quindi su questo proprio forse siamo più noi musulmani italiani netti rispetto a quanto lo possa essere il governo italiano. Ma prevedete anche un registro degli imam, perché sennò chiunque oggi si può mettere a propagandare, non si sa che Se, cosa. quando noi parliamo, quando noi parliamo di istruzione, come posso dire, del cosiddetto imam, perché poi insomma bisogna chiarire che cosa si intende per questo e non lo specifichiamo nella nostra proposta di patto, noi intendiamo proprio questo, cioè formare delle persone significa già individuarle, va bene, già avere un riconoscimento, perché la formazione dovrebbe essere fatta in parallelo o in accordo col governo italiano, in modo tale che coloro che si formano e quindi sono messi in evidenza, conosciuti e riconosciuti, possano svolgere una funzione che è assolutamente importante e determinante.
Però diciamo dell'Islam fanno parte tante frange, tanti aspetti, tante persone, tanti gruppi, ma riuscite poi a fare fronte comune, ad avere una posizione unica per poter poi portare questa posizione al governo? Beh, questa è la sfida per i musulmani italiani, è proprio questa la sfida. Cioè, se noi vogliamo essere riconosciuti, se vogliamo costruire le moschee, se vogliamo operare come operano tutti quanti gli altri, dobbiamo anche, va bene, essere disponibili come posso dire, a far entrare nel nostro mondo il mondo che ci accoglie. Quindi siamo perfettamente d'accordo. Chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Chi ci sta, entra nella legalità, chi non ci sta, resta fuori dalla legalità. E noi la prima cosa a cui ci teniamo è la legalità, quindi tutto dovrà essere fatto in piena legalità. Capito. Va bene, per adesso ci fermiamo qui. Grazie, Giuseppe Criseo, a presto. Grazie a lei, buona serata.